Fornai, Farinei, Fe Baldori e Fe Burdei. Rimopere al vostro asì, al cantampanche di Ause e mi giro puline, casine e tri, a filtro, vintai, antichi, storie a mosca. Diou, San, Pastù, Dani, e briganti capitici, benvenuti alla prima lezione del primo corso per pellegrini con asino, Voyageurs de Dieu con l'A. Un corso propedeutico, didattico, atletico, ginnico e sussultorio ed edificatorio da 900 km al nord, dal Monginevro precisamente, ai confini con la Francia. Per il voyageur a Pieton i confini hanno sempre un fascino, un mistero. Lo scopriremo testa a testa durante il viaggio. In particolare i confini con la Francia ci portano profumi di lavanda dalla Provenza, chiare fresche acque savoiarde, rime di poesie occitane, canti allegri di centrali nucleari. Ah sì, la Francia terra ti guarda là in fondo, è lato, e là in mezzo l'isola Martana, e su un cotè la città di Bolsena. La città del miracolo. Geraldina mi chiede delle informazioni. Eh sì, devi sapere che sì, Geraldina, più di 700 anni fa si è arete un sacerdote tedesco, anche lui in pellegrinaggio come lui, e anche lui pieno di dubbi esattamente come me. Napoleone è a cavallo di un cavallo che si chiama Gesù. E Geraldina mi chiede, come mai l'ha chiamato Gesù? E io gli rispondo, se fosse un po' megalomane. No. Gesù è un cavallo bianco che scalpita in precario equilibrio sulla pietra bagnata di impervia e perigliosa. Napoleone tiene Gesù per le briglie, domina la bestia spaventata, la guida, domina la montagna, domina il vento, domina tutto il creato, tutto nelle sue mani di condottiero. Allora questa immagine potente mi permette di segnalare alla vostra attenzione la scelta che bisogna fare nella vita, prima o poi, se farsi asino o farsi cavallo, cioè decidere se ci si fa accompagnare da un asino oppure da un cavallo. Allora, indicare nella via Francigena o Romea quella strada che parte o dal Monginevro o dal Gran San Bernardo, quindi o dalla Val d'Aosta o dalla Val di Susa, per congiungersi poi a Vercelli e da lì diventare un'unica strada che va la salita più difficoltosa di tutto il pellegrinaggio. Cari corsisti, come sapete, una salita impervia è sempre un'esperienza mistica, ascesa. Come successe al poeta Petrarca quando è salito sul Mont Ventoux, o a tanti altri che nell'ascesi trovarono un motivo di pace interiore. Non chiedono come sta Zanotto, ma chiedono come sta Geraldina. Ed è questo che vi voglio dire quando farete il viaggio, se qualcuno vi ferma e vi chiede: ha sete, ha fame, è stanco, c'è abbastanza ombra, come si chiama? Ecco, sarà più una compassione verso l'animale che non per il povero Cristo. No? Che anch'io ho scritto un cantico delle creature asinine. Vuoi sentirlo? Comincia così: laudato sì, mi signore, per nostra sora pelle che in terra è voluto forte, liscia e belle. Geraldina, guarda che non fa la rima, senza poeta. Laudato sì, mi signore, per nostre vecchie sorelle che in terra hai fatto grandi, mobili e belle. Qui c'è la rima, brava. Laudato sì, mi signore, per nostro raglio sì potente che fino a Roma si sente. Esportare la guerra evita la guerra in casa. A questo punto Geraldina abbassa gli orie e mi chiede: ma cosa dice questo qua? Allora quando cacciamo gli zingari e i neri ci salviamo la pelle? Ed io, è sempre stato così Geraldina. Ma il valico, ultimamente essere figlio di una serva non è poi così male, perché ad esempio tutto questo mio interesse per le cose belle, le
case belle, i fiori, i giardini, deriva dal fatto che ogni tanto, quando ero piccolo, grazie alla magnanimità delle padrone di mia mamma, lei mi portava con sé. E quindi ho potuto vedere case che avevano due bagni. Uno con le mie dito. Quando è che vuoi capire che le risposte ora le hai già trovate e non le troverai mai? Cito Geraldina e gli dico che a Roma, ci sono già stato e che Roma è viaticum, non una destinazione. Allora il pellegrino mi manca, lasciami ancora un po' qui, nella mia confusione. Ma allora io e lei sono proprio Geraldina, meriti un bacio. E lo meritate anche voi, stavate scendendo.